Signore e signori, buongiorno e bentornati sul mio canale. La mia voce oggi è quella che è perché ho il dubbio di stare spiando un'altra influenza, quindi la persona che me l'ha attaccata sappia che non è stato un regalo molto gradito. E oggi volevo tornare a parlare di YouTube e volevo tornare a parlare di Adpocalypse, cioè questa cosa preoccupante che sta per affliggere tutti noi dal punto di vista della monetizzazione di YouTube. La questione in realtà non è nuova, perché avevamo già parlato di questa cosa in un altro video, perché era uscito questo canale che pubblicava una serie di contenuti razzisti sul quale gli inserzionisti non erano proprio felici di vedere associato il proprio nome. Da questa cosa YouTube si era un po' sentito in dovere di correre ai ripari, per cui aveva iniziato a controllare i video e aveva tentato di farlo con un algoritmo che andava a segnalare i video che potenzialmente andavano ad affrontare tematiche, non so, come la guerra, come razzismo e cose del genere, a cui ovviamente le aziende non volevano vedere associato il proprio logo, per cui aveva cercato di risolvere in questo modo, quindi con un programma del computer che andava a bloccare i video immediatamente prima che la monetizzazione, quindi prima che queste pubblicità venissero poi effettivamente inserite. Il problema in realtà è che questo algoritmo, questo programma che andava a fare le cose, era particolarmente stupido. Adesso non so se fare un'altra lezione di informatica. Chiaramente arriverà adesso l'esperto informatico che mi segue con i capelli su dritti, scandalizzato da questa cosa che sto dicendo, però sappiate che sto usando programmi a modo improprio per farvi capire cosa va a fare questo algoritmo. Quindi va a selezionare i video che si diceva potenzialmente, quindi secondo lui, secondo una serie di dati, diciamo che chi l'ha programmato doveva trovare un modo per bloccare i contenuti che andavano potenzialmente ad infrangere le norme e le normative della community di YouTube. E l'unico modo in cui lo può fare è andando chiaramente a semplificare e quindi a scegliere una serie di termini che possono essere inseriti nei tag, che possono essere inseriti nel titolo o trovarsi sulle anteprime. Adesso si potrebbe aprire un'altra discussione affascinante su come è possibile ricavare il testo da un'immagine, quindi leggere quello che viene scritto nell'anteprima, ma forse questo non è il momento adatto, perché se faccio un video su questo mi fermo a fare un video su questo. Magari ricordatemi quando andremo a parlare di tecnologia, faremo anche un video dedicato al riconoscimento delle immagini. Invece, come si diceva, prima che mi perda come al mio solito, questo programma che va a selezionare non lo fa in modo quantomeno come lo farebbe un essere umano. Perché programmare qualcosa in grado di fare quello che fa un essere umano è difficilissimo, e lo vediamo nel momento in cui andiamo a cercare di creare un'intelligenza artificiale. Ecco, non è possibile dare un'intelligenza artificiale a uno script, ad un algoritmo come quello di YouTube. Siamo ad altissimi livelli di programmazione e che occupano ambiti appositi, quindi probabilmente chi programma queste cose per conto di YouTube, per conto di Google o chi che sia, non è a questi livelli o non ha le risorse, non aveva soprattutto in quella situazione il tempo per andare a fare una cosa del genere, quindi per andare a effettuare un programma che fosse effettivamente a questi livelli di riconoscimento, quindi che riuscisse a discernere in modo, non si dice proprio umano, però qualcosa di simile, in modo intelligente quantomeno. Per cui cosa succede? Che tantissimi video vengono segnalati, viene bloccata la monetizzazione su tantissimi video sui quali in realtà non c'era alcun bisogno di farlo. E gli youtuber scandalizzati per questo algoritmo che bloccava cose, soprattutto visto tantissime paranoie. Sono finito nella blacklist di YouTube, adesso tutti i miei video, prima ancora che li pubblichi, anche se parlo di mia nonna, vengono bloccati sulla monetizzazione. Quindi gente infuriata e scandalo, da cui Adpocalypse, una vera e propria apocalisse per via di questa cosa, quando in realtà si trattava semplicemente di avere un programma particolarmente stupido. YouTube a quel punto cosa ha deciso di fare, o chi per lui, insomma, i capi di YouTube? Siccome questo algoritmo chiaramente hanno visto che non funzionava, hanno deciso di inserire un controllo umano, e quindi nel momento in cui il video ti veniva bloccato tu lo segnalavi, dicevi: secondo me io sono andata a leggere tutte le vostre regole,
Tra l'altro erano poco chiare anche quelle, perché se tu leggevi le regole non è ben chiaro cosa venga bloccato e soprattutto il perché ti vengano bloccati alcuni video che dopo ti vengono effettivamente bloccati. Per cui la gente andava a leggersi, li confrontava, rimaneva molto perplessa, e una cosa un po' triste è che la gente quando rimane perplessa non capisce, si infuria, si adira, si parte all'attacco, a distruggiamo tutto, ce l'hanno con me e cose del genere. E quindi quello che sono andati a fare, insomma, è stato fare una serie di proteste. YouTube ha un po' lavorato, anche perché YouTube è proprio nel mezzo, cioè tra gli inserzionisti che effettivamente pagano gli YouTuber, ma pagano anche la piattaforma, quindi YouTube chiaramente ci guadagna avendo le inserzioni pubblicitarie, e dagli YouTuber infuriati dall'altra parte, quindi secondo me è una posizione veramente terribile. E quindi trovandosi in mezzo cerca di mediare, cerca di dare un po' uno e un po' l'altro, per cui vedendo questa cosa degli YouTuber che stanno vincendo di cotte e di crude sulla piattaforma, e per evitare che tutti scappassero verso Facebook, presumo che sia l'alternativa, perché Vimeo, altre cose, non le vedo, Dailymotion, non li vedo allo stesso livello di uno YouTube, o comunque che abbiano la potenzialità di catturare quel genere di pubblico, visto che il pubblico appunto è sulla piattaforma, quindi per lo YouTuber diventa difficile trasferire il proprio prodotto, i propri video, e fare spostare proprio l'utenza da una piattaforma all'altra. Mi sto perdendo come al mio solito. Hanno inserito questo controllo che, visto che il computer non ha funzionato, hanno inserito un controllo umano sui video. Quindi tu segnalavi il tuo video, qualcuno se lo guardava tutto dall'inizio alla fine. Mi spiace di averne segnalati diversi dei miei, perché so che hanno una certa lunghezza, per cui non deve essere stato piacevole, soprattutto se i miei argomenti non interessano, per un qualunque revisore fermarsi a guardarlo dall'inizio alla fine, ma questo è un altro discorso. E quindi era possibile fare questo controllo, dopodiché, come nel mio caso, la monetizzazione veniva riattivata, perché io mi ero letta minuziosamente e scrupolosamente tutte le regole della community, ero sicura al 100% che i miei video non avessero niente che non andava, erano solo particolarmente antipatici all'algoritmo. Infatti la monetizzazione in quel caso mi è stata riattivata. Questa cosa l'avevo già fatta presente nell'altro video, in cui appunto parlavo dell'apocalypse, quindi che la gente si scandalizzava alla fine per niente, perché era possibile segnalare subito il proprio video e la monetizzazione veniva riattivata. Quindi questa cosa che mi si gridava alla censura perché hanno osato togliere la monetizzazione, quindi togliere agli YouTuber la fonte di sostentamento, fonte di sostentamento che garantiva la informazione libera che il resto dei media e i media pubblici non hanno, eccetera eccetera. E alla fine era un po' un'esagerazione, perché è vero che veniva tolta la monetizzazione, bastava dirlo e ti veniva riattivata. Poi effettivamente, come si dice, a me è stato presente sotto questo video che non è così, perché bisogna raggiungere le 1000 visualizzazioni. Questa è una cosa che in realtà è venuta fuori in un secondo momento, e quindi mi pare qualche mese fa, verso ottobre, novembre, non ricordo adesso quando fosse stata inserita questa regola, non era più possibile segnalare qualunque video, ma era possibile segnalare solamente i video che raggiungevano le 1000 visualizzazioni in una cosa come tipo una settimana. Quindi se il tuo video 1000 visualizzazioni non le raggiunge neanche in 4 anni, sei fregato, non potrai su quel video quantomeno mai ottenere la monetizzazione. E detto questo, qualcuno anche qui deve avere protestato video su video, per dire che il video guadagna maggiormente nei primi 2-3 giorni di visualizzazione, quindi anche solo il fatto di ottenere la monetizzazione in seguito era alla fine una censura, dove si ritornava sempre sulle stesse argomentazioni: la limitazione della libertà dello YouTuber, perché veniva tolto il guadagno maggiore, che era quello delle prime giornate. E giù di screenshot per far vedere quanto guadagnavano i primi giorni rispetto alle giornate successive, le curve che calavano drasticamente. Mi ha un po' colpita, perché mi rendo conto che il mio canale su questo è un po' diverso, cioè che alla fine per me i video che mi danno maggiormente dal punto di vista della monetizzazione non sono quelli nuovi, ma sono quelli vecchi che ho fatto, e che quindi è una cosa che continua nel tempo. Quindi faccio un video, continua a venire visualizzato nel tempo e continua a guadagnare nel tempo, per cui effettivamente anche nel mio caso il video viene visualizzato magari per i primi 2-3 giorni, però ne ho alcuni molto vecchi
che mi fanno guadagnare di più di alcuni recenti. Poi lì va molto anche secondo l'interesse del pubblico e appunto gli argomenti che interessano al pubblico. Avendo un canale molto variegato è normale che magari sul primo momento, quindi quando pubblico il video, quel video specifico non interessa a tutti, lo guarda solo la persona che si è iscritta al mio canale per quel determinato argomento, e poi magari nel tempo venga scoperto da persone appassionate di quel determinato argomento e quindi comincia ad avere più successo perché viene scoperto da persone che sono effettivamente interessate a quella cosa, e quindi a quel punto comincia a darmi introiti, comincia a darmi anche soddisfazioni, perché a quel punto comincio anche a ricevere più commenti e comincia a svilupparsi un dibattito, un confronto. Per me non è una cosa nuova il fatto che magari il confronto su un determinato video inizi non nei primi 2-3 giorni dopo che l'ho pubblicato, ma dopo magari mesi, non so esattamente chi me li pubblicizzi, come succeda questa cosa, ma mi succede appunto, come si diceva, che si avviano delle belle discussioni e anche delle discussioni meno belle, ma come sapete quelle le censuro. Vado a prendermi ancora tè e torno subito. Di recente hanno aggiunto una nuova regola, perché come si diceva si erano lamentati di questa cosa che monetizza maggiormente nei primi 2-3 giorni, e era stata aggiunta la regola che per chiunque abbia più di 10.000 iscritti è possibile segnalare il video perché venga rivalutato anche nel momento in cui è stato caricato come privato e quindi non è ancora stato pubblicato per l'utenza, per il grande pubblico, però è sul canale, si vede già il flag color giallo che quindi segnala che questo video non è monetizzabile su tutto, per tutti o una cosa del genere viene scritta, e che quindi è possibile segnalarlo per la revisione, di modo che nel momento in cui lo youtuber va a pubblicarlo, questo video ottiene immediatamente la monetizzazione, ma questo, ripeto, è solo sopra i 10.000 e è una cosa recente. Nel frattempo, e questa è una cosa di anche questa mi sembra verso novembre o qualcosa del genere, era uscita, o forse prima, sulle date sono un po' persa, comunque era uscita questa cosa che chiunque volesse monetizzare un video doveva avere un canale con più di 10.000 visualizzazioni, quindi tutti i canali sotto le 10.000 visualizzazioni, sia chiaro, totali, non potevano monetizzare. Questa cosa non mi sembra di averla sentita in modo particolarmente violento, nel senso che alla fine credo che, non so se è perché tutti i video che arrivano sono di youtuber grossi per cui erano molto lontani da questo problema, o per il fatto che era talmente facile raggiungere queste 10.000 visualizzazioni totali che nessuno si era particolarmente scandalizzato o arrabbiato per questa cosa. Quindi YouTube, per andare a pestare i piedi ai piccoli youtuber e prendersela in generale e soprattutto farsi insultare e ricevere ancora più odio da parte degli youtuber, ha deciso di cambiare nuovamente le regole. Queste nuove regole prevedono che dal 20 febbraio ci sia una modifica totale di questa cosa, e quindi tutti quelli che erano lì e preoccupati perché non gli attivavano la monetizzazione hanno un problema in più, e cioè che, come si diceva, dal 20 febbraio riceverà la possibilità di avere la monetizzazione sui propri video solamente chi raggiunge, aspetta, io ce la posso fare, me lo ricordo, ha almeno 1.000 iscritti e 4.000 ore di visualizzazione negli ultimi 12 mesi, che significa che magari un canale grosso che però non pubblica più video o ha pochissime visualizzazioni rischia di non avere la monetizzazione perché deve comunque raggiungere queste 4.000 ore. Mi ha fatto un po' sorridere questa cosa, cioè che in questo caso discostarsi un po' dalla norma dei video tipici che vengono fatti su YouTube forse può aiutare, e nel mio caso è una cosa molto positiva, nel senso che sono andata a farmi due conti per scoprire se era così scandalosa questa cosa del fatto sulle nuove regole, perché sembra stavolta che sia proprio una cosa grossa. Infatti tantissimi si sono infuriati perché dicevano che va a danneggiare i piccoli youtuber, quindi toglie loro la voglia di iniziare a produrre contenuti, perché è difficilissimo raggiungere questi 1.000 iscritti, eccetera, eccetera.
Devo dire che onestamente la cosa dei 1000 iscritti non mi tange particolarmente, perché io ce li ho almeno sul canale principale, gli altri li avevo già abbandonati da secoli, per cui in realtà perché non so bene cosa farne ancora. Un giorno, se mi deciderò a trovare un senso anche agli altri canali, riprenderò ad utilizzarli. Quello inglese sicuramente chiuso in maniera definitiva, quello tedesco mi dispiace un po', perché l'avevo pensato indirizzato a un pubblico tedesco, quando in realtà il pubblico tedesco non se lo fila. Alla fine sul mio canale tedesco sono quasi tutti italiani, e che ho deciso di spostare i video tedeschi sul canale italiano perché sono le stesse persone che seguono il mio corso di tedesco. Infatti, come avete visto, già da diversi mesi sto pubblicando i video in tedesco su questo canale e soprattutto li penso per un pubblico italiano, quindi parlo delle mie esperienze, parlo con un tedesco molto semplice e non faccio più guide turistiche in giro per l'Italia, perché gli italiani sicuramente l'Italia la conoscono, ma parlo di mie esperienze, parlo di cose molto tranquille che appunto possono essere facilmente seguite da un pubblico italiano e che possono anche interessare di più un pubblico italiano. Cioè, ad esempio, sul canale tedesco avevo fatto un video per parlare dei supermercati italiani, sono quasi sicura che agli italiani quella cosa non interessi più di tanto. Tornando a noi, la cosa che mi aveva particolarmente colpita è il fatto che di queste 4.000 ore di visualizzazione, che tanti, anche grossi youtuber, la considerassero una cosa che effettivamente è dannosa e pericolosa per i canali più piccoli, perché anche secondo loro può togliere, insomma, li mette un po' sotto pressione, ecco. Io ho fatto questi due conti, ho visto che 4.000 ore di visualizzazione in realtà le raggiungo in un paio di mesi, e io non è che abbia chissà che canale particolarmente grosso, e come si dice, mi faceva proprio sorridere, perché secondo me la ragione per cui il mio canale raggiunge così facilmente le 4.000 ore di visualizzazione è perché i miei video sono molto lunghi, il che significa che, avendo video, e ne ho fatto uno di 40 minuti che è stato il mio record fino adesso, ma non garantisco di non eguagliarlo o superarlo in futuro, e quindi sapendo che un mio video va in media sui 15 minuti, che significa che ne ho tanti sopra, ne ho pochi sotto, e succede che le 4.000 ore di visualizzazione mi servono molte meno visualizzazioni per raggiungere quel tempo necessario, e quindi mi porta un po' a riflettere sul senso di seguire la virgolette norma che prevede che un video, per essere interessante, per avere successo, per funzionare, dovrebbe essere sui 5 minuti, 5-10 minuti il massimo. E quando poi questo, il fatto di distinguermi da questa cosa, in questo caso quantomeno sembra avvantaggiarmi, perché non ho questo problema di stare lì con l'ansia di raggiungere le 4.000 ore di visualizzazione per poter continuare ad applicare la monetizzazione ai miei video, quando poi in realtà anche quello non lo sento come un grosso problema, nel senso che io sono andata il primo anno in cui ho iniziato con questo canale, avevo più o meno, no, nel primo anno non avevo neanche 10 iscritti per tutto il primo anno, il che significa che io ho continuato a pubblicare video che avevano magari 5-10 visualizzazioni l'uno, senza farmi grossi problemi, perché la ragione per cui ho creato il canale è che mi piaceva chiacchierare, e non trovando qualcuno che è disposto a starmi sentire mentre chiacchiero, ho pensato: almeno io chiacchiero, mi diverto, parlo con ciao videocamera, parlo con la mia videocamera che mi ascolta, non può farne a meno. E poi li pubblicavo, per cui magari se qualcuno voleva andare a vederli poteva appunto farlo, magari commentarmi sotto, ma devo dire che i commenti del primo anno erano praticamente pari a zero, se non rari casi, e soprattutto persone che io invitavo ad andare a vedere il mio canale. Chiaramente il primo anno, anche se avrei potuto attivare la monetizzazione, perché queste regole non c'erano ancora, ma non mi è passato neanche per l'anticamera del cervello, neanche il secondo anno in realtà, verso la fine del secondo anno, dai, ho cominciato ad attivare la monetizzazione, ma verso la fine del secondo anno, in un mese, arrivavo a 2 euro, facciamo un caffè e quindi veramente le prime volte che andavo a monetizzare erano cose veramente basse. Adesso non pensiate che ci guadagno abbastanza da poter stare a casa. Questa qua è una cosa che mi fa sorridere, perché è una cosa che mi viene scritta sotto tanti video per dirmi: non voglio starti a sentire o cose del genere, vai a lavorare. Io vado a lavorare, perché se non andassi a lavorare di questo canale, vi assicuro, non ci mangio. Ci guadagno, diciamo, una pizza al mese più o meno, e tra l'altro il problema è che non posso neanche riscuotere immediatamente, devo arrivare a 70 euro per poterli tirare fuori, che significa che le mie pizze me le trovo tutte in blocco dopo 7-8 mesi, quindi non sarebbe una cosa molto efficace fare un discorso del genere.
Una cosa che invece mi è dispiaciuta di questo nuovo regolamento è il fatto che già non li sopportavo prima e adesso la cosa è peggiorata e che ci sono tantissime persone che fanno il scambio di iscritti, cioè vengono sul tuo canale e ti dicono: mi sei iscritto, ti iscrivi anche tu? No, io guardo e mi iscrivo ai canali solo se sono particolarmente ispirata. Mi succede ad esempio che vedo che una persona si iscrive al mio canale perché io intanto curioso tra la lista degli iscritti chi c'è, cosa, soprattutto a cosa è interessato, per vedere se riescono a capire di cosa parla il mio canale e se è una cosa che gli può interessare. Ad esempio uno magari che è interessato di cucina e si iscrive al mio canale comincia a chiedere: ma cosa sei iscritto a fare? Perché probabilmente avrà trovato quei due video su 3 anni di video in cui parlavo di cucina e ha deciso di iscriversi, ma so che questo si disiscriverà nel giro di un paio di mesi. E quindi magari a seconda del tipo di utenza e di quello che guardate, in genere sono una spiona, tolleratemi così, vado a, non dico produrre contenuti, ma comunque mi dà un'idea di chi mi segue. Questo significa che se tra le persone che mi seguono c'è qualcuno che fa una serie di video che mi piacciono, mi scrivo io, ma mi scrivo appunto io perché vedo questo video e lo trovo molto interessante. Qui non sento tanto questa cosa di dovere qualcosa a una persona solo perché mi scrive sotto: sei bravissima, eccetera eccetera, anche perché tante volte ti scrivono: sei bravissima a prescindere, cioè indipendentemente da quello che fai, tante volte senza nemmeno sapere cosa fai, ah sei fantastica, eccetera eccetera, ti scrivi. No. Ma un'altra ragione per cui volevo andare a fare questo video è che mi ha colpita particolarmente il fatto che negli ultimi giorni ho avuto un boom assoluto di iscritti e mi stavo chiedendo cosa fosse successo. Mi sono accorta che nell'home page, nella parte in cui si vanno a modificare le impostazioni dei video, ci sono diverse, non dico funzioni nuove, però ci sono diverse bandierine nuove che spiegano le varie funzioni che magari prima pensavano mi fossero sfuggiti, ecco. Io questa è una cosa che non concepisco, nel senso che vedo le iconcine, sono una persona curiosa, le clicco per vedere cosa fanno, e il fatto che dopo mesi che quelle iconcine sono lì qualcuno mi venga a spiegare cosa fanno è come quando guardo i film, avete presente che dico, e nel momento in cui io arrivo su qualcosa e mezz'ora dopo il protagonista esce come tutto estasiato perché ha capito il problema, ha capito cosa sta succedendo, quando io c'ero arrivata mezz'ora prima mi cascano le braccia. Stessa cosa con YouTube, e quando io ho già capito cosa servono quelle funzioni lui me lo viene a spiegare dopo mesi che sono lì, a me cascano le braccia. Per cui ho notato questa cosa anche perché la trovo piuttosto irritante, ma oltre a questo presumo che appunto sia il frutto di un restyling di qualche genere e che in questo restyling abbiano incluso qualche modifica all'algoritmo famoso di cui si parlava prima. In questo caso non l'algoritmo che va a scegliere quali video non sono degni della monetizzazione, ma l'algoritmo invece che si occupa di redistribuire i video e far vedere, quindi dare visibilità a un video piuttosto che a un altro. E devo dire che se stanno pubblicizzando il mio canale mi fa estremamente piacere e sarei curiosa di sapere quali sono queste nuove. Tra l'altro non si conoscevano neanche quelle vecchie, però trovo che nel momento in cui si notano cose del genere, quindi sia dentro, si vede: questo fino adesso non ha funzionato, adesso comincia a funzionare, significa che c'è stata una determinata modifica nel programma che gestisce, e da quello non dico che è possibile risalire a quello che dice il codice originario, quindi è quello, i segreti contenuti in questo algoritmo, però è possibile intuire e dopo andare a sviluppare magari in una direzione piuttosto che un'altra il genere di video che si vanno a produrre. Questo tuttavia credo che sia più interessante dal punto di vista della ricerca scientifica, proprio per il gusto di riuscire a capire cosa dice l'algoritmo, come funziona il programma che gestisce la base della struttura, perché poi in realtà, come non so se l'ho già pubblicato o lo pubblicherò fra qualche giorno, dove ho fatto un video appunto in cui parlavo di questa cosa, quindi produrre contenuti per un genere di algoritmo, se l'ho già pubblicato vi metterò il link, diventa piuttosto triste e disumanizzante, quindi che non sia una cosa che ha senso andare a fare proprio dal punto di vista personale, nel senso che noi che pubblichiamo video siamo tutti esseri umani, per cui credo che dopo diventi psicologicamente pesante e veramente aberrante iniziare a produrre contenuti per una macchina alla fine.
detto questo, sarei curiosa di conoscere la vostra opinione, prima di tutto per questa ultima modifica all'algoritmo, cioè se anche voi avete notato questa modifica dei video pubblicizzati, e quindi che magari alcuni video che prima non andavano, dei vostri vecchi, che improvvisamente sono riusciti a scalare un po' la classifica dei vostri video più visualizzati, e cosa deducete da questo, perché anche questo è interessante, cioè se credo ognuno di noi va ad analizzare i propri video e cominciamo a fare qualche confronto tra di noi, secondo me è possibile veramente riuscire a intuire in che direzione si sta muovendo questo nuovo algoritmo. E quindi sapete, io sono una curiosona, per cui mi interessava di più questa cosa dal punto di vista scientifico che tutto il dramma de mi stanno censurando il canale, non vogliono più i piccoli youtuber, andiamo a zappare i piccoli youtuber e cose del genere. E quindi appunto sarei curiosa di sapere le vostre esperienze con queste nuove modifiche degli ultimi giorni, se appunto riuscite a intuire qualcosa su come funziona, e magari dopo andare anche sul tecnico, cosa ne pensate di queste nuove modifiche, cosa ne pensavate di quelle vecchie, come vi trovate, come non vi trovate, siete anche voi tra quelli siete anche voi tra quelli che gridano la censura e appunto vi sentite censurati da questa cosa, vi sentite in pericolo, oppure è una cosa che vi lascia piuttosto indifferenti perché non dipendete dal canale. Poi chiaramente chiunque dice non guadagno 1000 euro, ne guadagno 100 all'anno, però comunque non ci sputo sopra, tipo la sottoscritta. Oppure se anche quei 150 euro che guadagnate è una cosa scandalosa. Tra l'altro, a proposito di guadagni, avevo letto un annuncio proprio direttamente fatto da YouTube che diceva che la maggior parte, quindi il 99% delle persone che pubblicavano video e quindi sono stati colpiti da questa nuova modifica alle regole della monetizzazione, guadagnavano meno di 100 euro con meno appunto delle 4000 ore di visualizzazione. Adesso, considerando che io le 4000 ore di visualizzazione le faccio in 2 mesi, una persona che guadagna 100 euro, quindi diciamo che c'è un 1% di questi, quindi se il 99% non li guadagnava, 1% guadagnava più di 100 euro all'anno con meno di 4000 visualizzazioni ogni 2 mesi, e quindi questa cosa mi colpisce perché quella lì è più o meno la soglia che io guadagno in un anno, per cui mi chiedo come fa gente che ha molte meno visualizzazioni di me a guadagnare molto di più. Ecco, questa cosa proprio mi è rimasta un po' qui, devo ancora capirla, per cui sarei curiosa appunto di capire come funziona, perché riesci, come fai, non lo so, probabilmente sono di quelli che mettono ogni 2 minuti di video uno stacco pubblicitario, che è una cosa che io trovo odiosissima, perché magari cerco di ascoltare un discorso, già mi distraggo di mio, se io cerco di seguire un discorso ogni 2 minuti mi fermi per farmi vedere una pubblicità, io perdo il filo del discorso, ragione per cui io non seguo che canali che mettono 2000 cose di pubblicità, perché proprio non riesco a seguire, non capisco neanche cosa dicono, è inutile, non mi fermo neanche a seguire, non ci provo nemmeno. Dovete ammettere che io su questa cosa sono piuttosto onesta, perché vi metto uno stacco pubblicitario ogni 10 minuti di video circa, quindi è meno rispetto alla pubblicità che vi mette Mediaset, perché se voi guardate un film su Mediaset ogni quarto d'ora di film vi fanno 6 minuti di pubblicità, se permettete 20 secondi di pubblicità massimo ogni 10 minuti di video è molto meno. Ecco, detto questo, se il video non vi è piaciuto pollice in giù, se il video vi è piaciuto pollice in su, in entrambi i casi fatemi sapere perché, approfittate dei commenti appunto per andare ad approfondire questo argomento. I temi che noi affrontiamo di solito sono molto vari, quindi vanno dall'attualità e YouTube, però andiamo anche a parlare di Germania, di Trentino, di appunto ci spostiamo di quella, andiamo a parlare di fantascienza. Se uno di questi è un tema che vi interessa, potete o tornare una volta al mese a guardare se ho pubblicato un video che vi interessa, oppure magari vi è più comodo andare via di iscrivere e riceverete appunto tutte le notifiche, poi cliccate ovviamente solo i video che vi interessano. Detto questo, io vado a concludere anche perché devo tornare al lavoro, spero di non essere in ritardo perché ho visto che ho chiacchierato abbastanza. Noi ci sentiamo tra qualche giorno con un nuovo video, intanto auguro a tutti una buona giornata.